Buongiorno, in questo video voglio presentare l'utilizzo del blocco broadcast, quindi l'invio di messaggi. Per farlo voglio provare a svolgere un piccolo esercizio in cui il gatto, il nostro sprite protagonista, calcerà un pallone che finirà in rete e quindi ci sarà una comunicazione fra più sprite. Il primo sprite è il nostro gatto e il secondo sprite che vado a caricare subito sarà un pallone da calcio. Ok, quindi ball, soccer ball. Ok, e poi vado a posizionare anche lo sfondo che lo vado a caricare. Non utilizzo un'immagine di quelle già pronte, ma la vado a cercare, me la sono già trovata. Eccola, la vado a sistemare, quindi che riempia tutto lo sfondo. Come posso fare? Ah, sì. Ok. Adesso mi basta allargarla. Ok. Ancora qualche. Ok. Così dovrebbe essere. Vediamo. Ok. Detto ciò, torno sul mio sprite principale e vado e parto con i blocchi, cioè prima di tutto, situazioni quando si clicca su la bandiera. E poi cosa vado a fare? Vado a mettere una posizione iniziale, quindi vai a. Vado a definire delle coordinate che so che ho già preparato, quindi vado a mettermi in posizione meno 210 e y meno 19. Dopodiché inizio a svolgere tot volte, io ho considerato un calcolo, ho fatto 13 volte, e gli faccio compiere 10 passi ogni volta. Quindi gli faccio compiere 10 passi e gli faccio anche cambiare il costume. Di default io uso il gatto, quindi abbiamo due costumi, uno e due. Nel video sull'animazione abbiamo visto come cambiare costume, quindi utilizzo il blocco passa al costume seguente. Ok? Poi gli faccio una piccola attesa così da rendere, rallentare leggermente il cambio di costume. Faccio 0.15. E alla fine, quando è pronto per calciare, gli faccio riprodurre anche un suono. Questo abbiamo visto nelle animazioni e suoni, avvia riproduzione suono e gli faccio fare un bel miau. Alla fine cosa faccio? Quando è pronto per calciare, io gli faccio inviare un messaggio all'altro sprite. Come si fa? Si fa utilizzando situazioni, invia tutti, messaggio 1 lo cambio e cosa vado a mettere? Nuovo messaggio, io lo vado a chiamare segna. Nell'altro sprite io vado a mettere sicuramente quando si clicca la bandiera lo vado a posizionare e quindi lo vado a mettere in una certa posizione iniziale. Ok, quindi anziché mettere 53,48 metterò meno 30, meno 92. Vediamo poi se ce la fare qualche sistemazione. E adesso cosa farò? Situazioni quando si riceve segna. Cosa vado a fare? Vado a fare che il pallone deve scivolare. Io so già che voglio fare un'animazione di un certo tipo, cioè far cadere la palla in rete e farla rimbalzare. Quindi faccio uno scivolamento, un secondo e lo faccio andare. Io so già le coordinate perché me le sono valutate prima: x190, y41. E faccio partire anche un suono. Per il suono lo devo andare ad aggiungere. Aggiungo un suono, quindi l'applauso, il clap. Vado sul codice e posso aggiungere il blocco di suoni, come già visto, avvia riproduzione suono, clapping. E posso inviare un altro messaggio. Che messaggio invio? Invio un messaggio all'altro sprite, al gatto. Cosa gli dico? Gol. Cosicché lui può fare un'altra azione, come vedremo.
e adesso faccio tre scivolamenti per resistere ai rimbalzi. Quindi il primo scivolamento lo faccio durare 0,3 secondi e lo faccio andare a 197 meno 79. Il secondo lo faccio durare 0,2 secondi e lo faccio andare a 207 meno 20. Il terzo invece lo faccio durare 0,1 e lo faccio andare in posizione 225 meno 78. D'altra parte, invece, nell'altro sprite, quando io ricevo, quindi situazioni, quando ricevo il messaggio goal, io cosa faccio? Faccio parlare il mio sprite e gli faccio dire per 2 secondi goal. Molto semplice. Vediamo se funziona. Metto tutto schermo. Ok, c'è da sistemare qualcosa. Mi pare la posizione iniziale del gatto. Ok, deve essere messo in posizione. Ok, quindi la posizione iniziale non va bene, ma deve essere cambiata la coordinata della Y, quindi facciamo anziché meno 19, meno 58, vediamo. Ok, lo calcia. Ok, molto bene.